La città di Roma, capitale del cibo e delle culture del Mare Nostrum, per 4 giorni, con oltre 1000 eccellenze agroalimentari raccontate dai produttori, il salone espositivo Mercato Mediterraneo attira esperti del settore non alla Fiera di Roma, puntando anche su laboratori e workshop. Il comune denominatore è il Mar Mediterraneo, che da secoli è significato di contaminazioni, di trasporto, di commercio, di vita, di crescita e di civiltà. È nato da lì per dare uno spunto, una spinta importantissima per lo sviluppo e per il rilancio di Roma, come dicevamo prima, dal punto di vista economico. Un evento all'insegna dei sapori tipici del Mar Mediterraneo, istituzioni, formatori, chef ed esponenti del mondo accademico così come di quello scientifico, tutti riuniti per scambiare idee e informazioni all'interno di uno spazio di circa 20.000 metri quadrati. Si sta parlando moltissimo di cibo da tutte le parti, probabilmente anche facendo vedere un po' troppo, però ci si è dimenticato che il cibo è principalmente cultura. Arriviamo tutti da una stessa matrice culturale proprio nel Mediterraneo e raccontare il cibo del Mediterraneo significa capire veramente da dove noi arriviamo, perché noi siamo quello che mangiamo. I grani antichi, le farine, i legumi, l'olio extravergine, ma anche conserve, vini, birre, carni e pesce sia fresco che lavorato. Se il Mediterraneo risulta essere il secondo PIL del mondo, ci sarà un perché.